Secondo un'antica leggenda, dopo la morte di Gesù, un gruppo di rifugiati in fuga dalla Terra Santa sbarcò sulle coste del sud della Francia. La storia racconta che tra i rifugiati ci fossero anche alcuni dei discepoli più fedeli di Gesù: Lazzaro, riportato in vita dal Salvatore, e Maria Maddalena, la peccatrice redenta. Ma questo è solo l'inizio di una storia ben più complessa. Qualcuno pensa che Maria Maddalena non fosse una prostituta, ma la consorte di Gesù, che ebbe un figlio, che la sua discendenza sia sopravvissuta e che la Chiesa abbia messo a tacere tutta la verità. Una verità custodita da una società segreta, il cui membro più illustre è Leonardo da Vinci, e da lui codificata all'interno di alcuni dei suoi dipinti più famosi. Tali affermazioni sono al centro di un acceso dibattito e stanno appassionando milioni di persone da quando sono comparse nel romanzo campione di incassi Il Codice da Vinci, un thriller che ha inizio con un delitto avvenuto nel Museo del Louvre. Il Codice da Vinci ha conquistato moltissimi lettori in tutto il mondo, trasformandosi in un autentico fenomeno commerciale che sta coinvolgendo sfere diverse da quella strettamente letteraria. Quando portiamo i visitatori di fronte alla Vergine delle Rocce di Leonardo, ci fanno sempre la stessa domanda: se ci sia o meno un codice segreto nascosto nel dipinto. Utilizziamo il romanzo di Dan Brown come chiave di lettura dell'intera collezione, facendo dei continui riferimenti agli avvenimenti narrati nel Codice da Vinci. Il romanzo si apre con il macabro omicidio del curatore del Louvre e con un messaggio cifrato. Un mistero che verrà svelato pagina dopo pagina e darà luogo a una caccia al tesoro per le strade di Parigi. Durante la narrazione emergono una serie di indizi che sembrano rivelare una sconcertante verità storica: la vera identità di Maria Maddalena. Sebbene non compaia mai nel libro, è lei l'indiscussa protagonista. La figura di Maria Maddalena ha destato soprattutto l'interesse del pubblico femminile, che durante le visite al museo si mostra desideroso di saperne di più sulla storia di questo personaggio. La tradizione popolare ha sempre ritratto Maria Maddalena come una prostituta redenta, ma nel libro viene descritta come la figura chiave del ministero di Gesù, nonché moglie e madre di suo figlio. L'autore afferma che quanto narrato nel romanzo è frutto della sua fantasia, pur tenendo a precisare che gli spunti storici da cui ha tratto la sua opera sono veri. La verità è che il romanzo non rivela nulla di nuovo e particolarmente sconcertante. Ci sono centinaia di testi storici che espongono la mia stessa teoria. Nel Codice da Vinci mi sono limitato ad esporre i fatti presentandoli sotto forma di un thriller avvincente. Il pubblico ha reagito interessandosi alla figura di Maddalena come se ne sentisse parlare per la prima volta. Ma in realtà si tratta di un personaggio presente già nei primi testi cristiani. I critici giudicano le dichiarazioni fatte all'interno del libro discutibili e talvolta azzardate. Ad esempio, l'autore suggerisce che la piramide di fronte al Louvre simboleggi la fusione tra femminino sacro e mascolino. Dan Brown afferma che la vera identità di Maria Maddalena sia stata volutamente taciuta. Secondo l'autore, le prove a tal riguardo sono rintracciabili in una nota chiesa scozzese. Sembra inoltre che questo segreto sia stato tramandato nei secoli da un gruppo di seguaci, tra cui gli stessi discendenti di Gesù e Maria Maddalena. Il romanzo di Brown tenta di ricostruire i fatti, ma non ha prove certe. È facile dire che una trama trae spunto da eventi storici, ma la verità è che non c'è nulla in grado di confermare quanto narrato nel libro, al di là di ogni ragionevole dubbio.
È lecito, allora, chiedersi da quali fonti siano scaturite simili ipotesi. Per far luce su questo mistero, esamineremo quanto affermato nel romanzo, cercando delle corrispondenze storiche in grado di confermarne la veridicità. Partiremo dal sud della Francia e arriveremo in Scozia, passando per l'Inghilterra, l'Italia e Gerusalemme. Scopriremo che alcune delle ipotesi fatte nel romanzo non sono attendibili, ma anche che corrisponde a verità gran parte di quanto narrato sulla storia di Gesù, Maria Maddalena e Leonardo da Vinci. Si presume che Gesù e Maria Maddalena si siano incontrati in questo luogo lambito dal mare di Galilea. Secondo gli storici, Maria Maddalena veniva da una città chiamata Migdal o Magdala. Sebbene si dica che un tempo la città ospitasse una chiesa eretta in suo nome, non c'è nulla che lasci supporre che Maria Maddalena fosse sposata con Gesù o che avesse avuto un figlio da lui, come sostiene il Codice da Vinci. All'inizio ero scettico. Cominciai le ricerche per il mio libro convinto che avrei smentito tutte le teorie su Maria Maddalena, ma non è stato così. Proseguendo nei miei studi, ho dovuto cambiare idea. Per secoli, Maddalena è stata ritratta come una prostituta. La sua lunga chioma divenne il simbolo di quella vanità che, secondo la leggenda, fu la causa di tutte le sue disgrazie. Ma Dan Brown è convinto che fu vittima di calunnie. Nella Bibbia, Maddalena non viene descritta come una prostituta. Ma la Chiesa sembra averlo lasciato credere, per tenere nascosta una verità che sentiva troppo scomoda. Credo che ci sia stato il preciso intento di infangarne l'immagine, mettendone in discussione la dirittura morale. Ne sono convinto. Il suo rapporto con Gesù è stato volutamente taciuto e lei ritratta come, si potrebbe dire, come una peccatrice. Esatto. Indicarla come un'anima bisognosa di redenzione giustificava la sua presenza accanto a Gesù. Dan Brown è uno scrittore, non un teologo, ma l'affermazione che Maria Maddalena non fosse una peccatrice è del tutto corretta. L'idea che Maddalena sia una donna perduta appartiene all'immaginario collettivo. Esatto, ma è assolutamente falso. Non esistono prove che confermino un dato simile. Maria Maddalena non godeva di una cattiva reputazione. Maria Maddalena non era affatto una donna dai dubbi costumi, una prostituta. Era una delle più fedeli seguaci di Gesù. Faceva parte della sua cerchia e lo sosteneva nella sua missione, aiutandolo anche economicamente. Per quasi 2000 anni, su Maria Maddalena ha gravato un giudizio pesantissimo, senza che vi sia mai stata alcuna prova al riguardo. Una donna che si accompagnava con un gruppo di uomini non veniva vista di buon occhio. Era normale etichettarla come una persona promiscua. La cattiva reputazione di Maria Maddalena può essere stata originata dalle dicerie che circolavano sul suo conto. Ma Hélène è convinta che ci sia dell'altro. Nel Nuovo Testamento, Maria Maddalena viene descritta come una donna posseduta dal demonio e salvata da Gesù. Sfortunatamente per lei, l'episodio che la riguarda compare subito dopo quello di una prostituta, che Gesù assolve dai suoi peccati. È evidente che si tratta di due persone diverse. Ma il fatto che fosse posseduta dal demonio non implica che Maria Maddalena fosse una donna promiscua.
Dobbiamo ricordare che la concezione del demonio era ben diversa a quell'epoca. In che senso? Il più delle volte si trattava di malattie o disturbi mentali che una cultura ancora arretrata identificava con l'essere posseduti da entità soprannaturali. Quindi un'improvvisa guarigione indicava che il demonio era stato sì, stipato. Esatto, è proprio così. Nel sermone di Pasqua dell'anno 591, Papa Gregorio Magno dichiara che Maria Maddalena e la prostituta senza nome descritta nel Nuovo Testamento sono la stessa persona. Prima del VI secolo non c'era alcuna traccia di un legame tra Maria Maddalena e la peccatrice citata nel Vangelo. Gregorio Magno ha fatto in modo che le due figure coincidessero. È questo ad aver generato l'equivoco. Il Vaticano ritirerà quella dichiarazione soltanto nel 1969, vale a dire 1378 anni più tardi. È assurdo pensare che Maria Maddalena sia stata considerata una prostituta per più di un millennio, senza che ci fossero i presupposti giusti per poterlo fare. Molti studiosi ritengono sconcertante e ingiusto che la Chiesa abbia permesso il travisamento esegetico di cui è stata vittima Maria Maddalena. Maria Maddalena è una figura rilevante nella storia della Chiesa. Era una delle donne che seguivano Gesù. Maria Maddalena ricorre molto spesso nel Nuovo Testamento. I nomi delle donne che viaggiavano al seguito di Gesù compaiono in alcune liste e quello di Maria Maddalena è il più ricorrente. La Bibbia racconta che quando Gesù morì, Maria Maddalena rimase ai piedi della croce insieme a Maria, mentre gli altri discepoli non ebbero la forza. Tra tutti i discepoli, Maria Maddalena fu certamente quella più vicina a Gesù. Padre McBrian ritiene che, se Maria Maddalena fosse stata un uomo, sarebbe sicuramente diventata l'apostolo più importante di Gesù. Il Nuovo Testamento racconta che al momento della resurrezione, Maria Maddalena fu la prima a vedere il Cristo risorto e che lui le affidò il messaggio di resurrezione facendone la prima mediatrice della parola, del Logos incarnato. Ma ciò non implica che Maddalena fosse la sposa di Gesù. Siamo a Gerusalemme per verificare alcune delle informazioni apparse nel bestseller Il Codice da Vinci. Sono molte le leggende secondo cui Gesù e Maria Maddalena erano sposati e avevano un figlio. È un argomento estremamente delicato e abbiamo poche notizie sulla vita che si conduceva qui nel primo secolo dopo Cristo. In passato gli studiosi sono stati costretti a formulare ipotesi basandosi sui pochi elementi di cui disponevano. Per questa ragione è importante tentare di chiarire il rapporto tra Gesù e Maria Maddalena. Sebbene Maria Maddalena appartenesse alla cerchia dei sostenitori più intimi di Gesù, non risulta che fosse sposata con lui. Non esistono testimonianze che fanno riferimento a un eventuale matrimonio o qualcosa del genere. La Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti ha dichiarato che non esiste una dottrina ufficiale sulla materia. È convinzione della Chiesa che Gesù e Maddalena non fossero legati da alcun matrimonio. La Bibbia non fa menzione di vincoli matrimoniali, ma non afferma nemmeno che Gesù fosse celibe. Le opinioni sull'argomento sono ancora molto contrastanti. Negli ultimi 40 anni sono stati pubblicati un'infinità di libri che avanzano ipotesi sui presunti matrimoni di Gesù, ma non esistono prove che fosse sposato. Solo un cumulo di sciocchezze.
Ritengo che sia del tutto plausibile pensare che Gesù fosse sposato. Il matrimonio era un rituale molto comune a quell'epoca e per un ebreo era del tutto normale prendere moglie. È strano pensare che un rabbi non avesse una moglie. Eppure le fonti di cui disponiamo sembrano suggerire proprio questo, e cioè che Gesù fosse celibe. La Chiesa ci insegna da sempre che Gesù non era sposato. Non esiste nessuna prova nella Bibbia in grado di dimostrare un possibile vincolo matrimoniale? No. Nessun passo? No, ma questo non vuol dire necessariamente che Gesù non potesse essere sposato. Stiamo soltanto facendo delle ipotesi. Ma questo metterebbe in dubbio la sua divinità? A mio avviso no. Anche se ci fossero le prove di un'intimità sessuale all'interno del matrimonio, la penserei così. Se anche Gesù avesse avuto una moglie, questo non avrebbe mai messo in discussione la sua natura del tutto straordinaria. Sarebbe rimasto comunque il figlio di Dio? Certo, nulla avrebbe mai potuto gettare la benché minima ombra di dubbio sulla natura umana e divina di Gesù. Gesù ha compiuto molte buone azioni nella sua vita terrena senza che niente intaccasse la sua divinità. Il fatto che fosse sposato non cambierebbe nulla. Sia Darrell Bock che padre McBrien sono convinti che le risposte siano da ricercarsi nella Bibbia. Uno dei primi scritti a noi pervenuto è stato quello dell'Apostolo Paolo. È un testo che pone un quesito interessante, se Gesù avesse o no il diritto di sposarsi. Bock si riferisce alla prima lettera di Paolo ai Corinzi. Nella lettera ai Corinzi, Paolo si dimostra dispiaciuto del fatto che Gesù volesse sposarsi. San Paolo disse: «Non ho forse anche io il diritto di prendere moglie come gli altri fratelli di Cristo e l'Apostolo Pietro?» Se Gesù fosse davvero stato sposato, Paolo avrebbe potuto prendere lui come termine di paragone, ma non l'ha fatto. Dan Brown è fermamente convinto che Cristo fosse legato a Maria Maddalena dal vincolo del matrimonio. Durante le sue ricerche, quali informazioni l'hanno portata a pensare che Maddalena fosse la moglie di Gesù? A quell'epoca, se un uomo ebreo non si fosse sposato, sarebbe sicuramente risultato nei registri, in quanto equivaleva a commettere un peccato. Ma nessun archivio mostra Gesù come celibe. Nel primo secolo dopo Cristo, il giudaismo imponeva ad ogni uomo ebreo di prendere moglie. Il matrimonio era una prassi. Margaret Starbird è l'autrice di molti libri utilizzati come fonte da Dan Brown, sebbene non sia una teologa o una studiosa della Bibbia. Il padre aveva il compito di trovare una moglie per il proprio figlio. Nella cultura giudaica era molto difficile trovare un uomo che non fosse sposato. È un concetto estremamente complesso, che sta alla base della cultura giudaica. Per quanto fosse anomalo per un ebreo rimanere celibe, non era impossibile trovare uomini scapoli. I famosi rotoli del Mar Morto, rinvenuti in queste caverne nel deserto fuori Gerusalemme, fanno chiaro riferimento all'esistenza di una comunità di giovani ebrei che avevano votato la loro vita a Dio ed erano celibi. La teoria che Gesù fosse sposato è molto interessante, soprattutto perché sarebbe stato strano per un ebreo non esserlo. Ma Gesù non sarebbe stato certamente il solo a non essere sposato. Dai registri in nostro possesso risulta anche che Giovanni Battista fosse celibe. Si racconta che gli Esseni, autori dei rotoli del Mar Morto, influenzarono molto Giovanni Battista. Gli Esseni di Qumran non erano sposati. Avevano un grosso ascendente su Giovanni Battista, Gesù e Paolo. Quindi non è assurdo pensare che anche Gesù avesse deciso di restare celibe. Margaret Starbird fa riferimento ad altri passi del Nuovo Testamento, che considera prove incontrovertibili.
Sebbene la Bibbia non parli apertamente di matrimonio, lei sostiene che questa verità sia stata codificata. Sì. Margaret sostiene che la Bibbia contenga tutte le risposte al riguardo. Il Vangelo cita una donna di nome Maria, intenta a ungere i piedi del Cristo e ad asciugarli con i capelli. Secondo la scrittrice, questo rituale dell'unzione sarebbe identico ai rituali nuziali celebrati in onore degli antichi re. L'unione del re era un vero e proprio rituale nuziale, secondo cui la sposa doveva ungere il futuro sposo prima di seguirlo nel talamo. Questo rituale liturgico, così antico in Galilea, viene riportato anche nel Vangelo. Nella Bibbia non viene detto se Maria Maddalena sia la donna che unge i piedi a Gesù. La donna viene chiamata Maria di Betania. Betania sarebbe dunque la sua città natale, l'odierna Alazaria, fuori Gerusalemme, molto lontana dal mare di Galilea. Secondo Margaret Starbird, la donna di Betania e Maria Maddalena sarebbero la stessa persona. Magdala, quindi, sarebbe un epiteto, non la sua città d'origine. Lei sostiene che Maria di Betania è Maria Maddalena. Si parla spesso di Maria di Magdala. La chiamavano così perché il termine Magdala significa torre. Generalmente questa parola veniva usata per indicare un luogo molto prestigioso. Questo epiteto le conferiva importanza. Era come se Maria Maddalena venisse chiamata la Grande, ma non si riferisce alla città di Magdala. Cosa glielo fa credere? Non esisteva nessuna città chiamata Magdala al tempo di Gesù. Tale affermazione è stata smentita da alcuni archeologi israeliani, i quali sostengono invece che la città di Magdala sia veramente esistita nel periodo in cui Gesù e la Maddalena si sono conosciuti. Ma c'è un'altra informazione che Margaret Starbird ha dimostrato essere estremamente fuorviante. Nel Vangelo secondo Giovanni si narra che mentre Maria Maddalena piange da sola nel giardino vicino alla tomba del Cristo, viene sorpresa dalla visione del Cristo risorto. Lei tenta di avvicinarsi, ma lui le dice di non toccarlo. Forse perché si trova ancora in uno stato transitorio tra vita e morte. È chiaro che Maria Maddalena avesse tutta l'intenzione di abbracciarlo, ma lui sembra allontanarla, forse perché non ha ancora raggiunto il Padre in cielo. Questa scena è stata ritratta numerose volte dai più grandi artisti di tutto il mondo con il nome Noli Me Tangere, non toccarmi. Ma la versione più antica del Vangelo, scritta in greco, offre una lettura diversa. Nella versione greca il verbo usato è non aggrapparti, che è più intimo di non toccarmi. È chiaro che Maria Maddalena lo stesse abbracciando. Quell'abbraccio sarebbe stato fuori luogo se non fosse avvenuto tra marito e moglie. Sì, non era consentito abbracciare un uomo che non fosse il proprio marito. È una scena scioccante. Secondo Darrell Bock, questo non implica che Gesù e Maddalena fossero marito e moglie. È un semplice atto di devozione, fatto al Cristo senza la minima preoccupazione di quello che gli altri potessero pensare. La maggior parte degli studiosi della Bibbia concorda con la tesi di Bock, ma c'è anche chi legge la scena nel giardino in chiave diversa, quasi a voler sottolineare un legame più intimo tra il Cristo e la donna. La scena nel giardino mostra che Maria Maddalena vuole abbracciare Gesù nel momento stesso in cui lo vede. E non c'è niente di male. Alla luce di questi fatti, chiunque potrebbe pensare che Gesù e Maria Maddalena fossero sposati. La scena offre una prova incontrovertibile. Se Gesù è stato davvero sposato, sarebbe lecito supporre che Maddalena fosse la legittima consorte. Esatto, la legittima consorte. Secondo le scritture, la notte prima di morire, Gesù riunì i suoi 12 discepoli per un'ultima cena, qui a Gerusalemme. A distanza di secoli, Leonardo da Vinci racchiuse in un dipinto quella scena.
un quadro drammatico che mostra Cristo alla vigilia della sua esecuzione mentre informa gli amici che verrà tradito. Si pensa che Leonardo abbia occultato un messaggio nel dipinto, che nei secoli nessuno è mai riuscito a individuare. Le prove di una relazione tra Gesù e una donna etichettata dalla storia come prostituta, Maria Maddalena. La prima volta che sentii parlare della Maddalena e di Leonardo fu 15 anni fa. Un giorno il professore iniziò la lezione mostrandoci una diapositiva dell'ultima cena. Ci fece notare quello che io già sospettavo, l'apparente assenza nel dipinto del famoso calice di Cristo. Per molto tempo si ritenne che il calice usato da Gesù quella notte fosse il Santo Graal. La reliquia è andata perduta, portata via da Gerusalemme e nascosta da qualche parte in Europa. Per qualche ragione, Leonardo decise di omettere dal dipinto il calice dal quale i discepoli avrebbero bevuto. Il calice non esisterebbe. Esatto. Ad un certo punto, il professore affermò che il Santo Graal era presente nella scena ritratta da Leonardo nell'ultima cena. Era proprio sotto i nostri occhi. Ci disse di guardare alla destra di Gesù, perché il Santo Graal era lì. Era Maria Maddalena. Leonardo visse a Firenze nel XV secolo. La città fu la culla dei geni incontrastati come Botticelli, Michelangelo. Leonardo è conosciuto per l'ambiguità dei suoi dipinti e le idee originali. Leonardo era un uomo molto eccentrico. Amava andare in giro sfoggiando abiti di velluto e una lunga barba bianca, cosa alquanto strana per l'epoca. Non passava certo inosservato quando camminava per strada. Era praticamente impossibile non notarlo. Aveva un aspetto austero ed era molto rispettato. Era un grande artista e un uomo molto colto. Che tipo era Leonardo da Vinci? Non è facile rispondere. Leonardo era un uomo molto solitario, un intellettuale. Non si conoscono molti dettagli della sua vita, perché ci sono poche testimonianze scritte degli anni fiorentini. Le scarse informazioni su Leonardo derivano dai suoi appunti, che iniziò a scrivere all'età di 30 anni. Si tratta di migliaia di pagine scritte con grafia speculare sinistrorsa, progetti, osservazioni e calcoli. Secondo gli storici, negli appunti non si parla mai di Maria Maddalena. Per l'epoca in cui viveva, Leonardo aveva delle idee stravaganti. Era convinto che l'uomo potesse volare 5 secoli prima che venisse inventato l'aereo. C'è una famosa citazione su Leonardo che dice: era un uomo che si destò da un sonno profondo per scoprire che il mondo continuava a dormire. Leonardo era un alchimista, un matematico, un architetto e un inventore, un vero pioniere. Purtroppo ebbe anche la sfortuna di essere un uomo di scienza in un periodo storico dal profondo fervore religioso, in cui la scienza era sinonimo di eresia. Ritiene che fosse il tipo di persona che occultava messaggi nei propri dipinti? Ne sono certo. Questo perché viveva in un'epoca in cui non si poteva esprimere apertamente il proprio pensiero, specialmente su tematiche proibite dalla Chiesa. Dan Brown ritiene che Leonardo abbia rivelato nella sua arte quello che non ha scritto negli appunti, utilizzando il suo stile inafferrabile per dare libero sfogo ai propri pensieri. Quando guardo la Gioconda, vedo la perfetta fusione di un uomo e di una donna. Scommetto che era questa l'intenzione di Leonardo. Come fa a dirla? È una figura androgena. Non si tratta di una donna. Non dobbiamo dimenticare che Leonardo era un pittore abilissimo.
Era assolutamente in grado di eliminare i tratti di un sesso o dell'altro in un personaggio, se davvero avesse voluto. Più cose apprendo su Leonardo, e più mi convinco che fosse davvero incline a nascondere la storia tra le righe. Nel 1495 Leonardo inizia a dipingere l'ultima cena nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. Parliamo dell'ultima cena. Si è ipotizzato che la figura accanto a Gesù, che dovrebbe essere Giovanni, sia in realtà Maria Maddalena. Ci sarebbe quindi una donna seduta vicino a lui e non un uomo. Giovanni viene rappresentato spesso con tratti effeminati. Perché? È giovane e non porta la barba. In molte rappresentazioni dell'ultima cena, Giovanni dorme disteso sul tavolo o sul petto di Cristo. È la Bibbia a dirlo, nel Vangelo secondo Giovanni. Se quella fosse la Maddalena, allora dov'è Giovanni? Sono in 12 al tavolo, i 12 apostoli intorno a Gesù. La Maddalena al posto di Giovanni non avrebbe senso. Crede davvero possibile che possa trattarsi di una donna? No. Però lo sembra. Ma non lo è. Perché no? Perché ha solo l'aspetto di un ragazzo molto giovane. Non ha il seno. Porta i capelli lunghi, è vero. Ma anche Cristo li ha. Così come Giacomo e la figura con il braccio teso in avanti. Portare i capelli lunghi era del tutto normale a quel tempo. Ma le altre figure hanno volti maschili, mentre quello di Giovanni è femminile. In realtà, in numerose rappresentazioni, Giovanni appare sempre giovanissimo. Guardandolo bene, si vede che è una donna. Ma allora perché gli storici dell'arte la considerano un'ipotesi tanto assurda? Perché siamo abituati a vedere quello che ci hanno insegnato a vedere. Lei ritiene rilevanti anche le posizioni dei corpi, che formerebbero una V? Sì. I dipinti sono di per sé simbolici. L'idea della V, vista come simbolo del femminino, risale a molto tempo fa, ancora prima di Leonardo. In questo caso simboleggia l'utero nel suo senso simbolico più stretto. Esiste solo un altro storico dell'arte che ritiene che la figura rappresentata nel famoso quadro sia una donna. Lo disse nel 1979. Pedretti è uno dei maggiori esperti di Leonardo. Stiamo guardando una copia dell'ultima cena. Pedretti ritiene che analizzare i lavori degli allievi di Leonardo possa contribuire a svelare questo mistero. Proprio qui sotto è stato abbozzato un ritratto femminile servendosi dell'Apostolo Giovanni. Lo studente ha fatto un ritratto prendendo spunto dalla figura seduta vicino a Cristo nel quadro originale di Leonardo. Entrambi i personaggi hanno gli stessi capelli mossi. Questi capelli e questi lineamenti così belli e raffinati sono rivelatori. Dimostrano che non può essere un uomo. Non stiamo parlando di un dipinto qualsiasi, ma dell'ultima cena. Si tratta delle persone che erano insieme a Cristo la sera prima della crocifissione. Il fatto che un uomo colto e lungimirante come Leonardo abbia deciso di inserire la Maddalena in un momento così importante per la storia non può che significare due cose. O voleva scherzare, oppure chiaramente sapeva qualcosa che noi non sappiamo. Molti studiosi si interrogano su chi avesse mai rivelato a Leonardo un segreto simile. Il codice da Vinci suggerisce che Leonardo appartenesse a una società che tramandava tale segreto di generazione in generazione. Negli anni 60 furono ritrovati dei documenti nascosti nella Biblioteca Nazionale Francese, chiamati i dossier segreti.
la cui provenienza rimane ancora incerta. I documenti alludono a una setta segreta chiamata il Priorato di Sion e a una serie di Gran Maestri in attività da secoli. Tra i nomi comparirebbero anche quelli di artisti e illustri pensatori come Isaac Newton, Sandro Botticelli e persino Leonardo da Vinci. Si conosce ben poco degli ultimi anni della vita di Leonardo, a parte il fatto che visse in Francia. Carlo Pedretti ha cercato ovunque delle prove che lo collegassero al priorato di Sion. Sebbene i collegamenti che avevo scoperto non potessero essere delle semplici coincidenze, sono arrivato a un punto morto. La sua ricerca continua ancora oggi. Ma da chi era composta la setta segreta a cui sembrava appartenere Leonardo e che custodiva importanti informazioni su Gesù e Maddalena? La risposta si trova in alcune leggende del sud della Francia. Il Codice da Vinci è un thriller mozzafiato. La storia si apre con un omicidio all'interno del famoso Museo del Louvre a Parigi. Un cadavere giace ai piedi del capolavoro di Leonardo, la Gioconda. Comincia così una caccia al tesoro per le strade della città. Numerosi indizi collegano l'omicidio a un segreto così sconcertante da rischiare di far crollare la Chiesa Cattolica. Leonardo da Vinci apparteneva ad una misteriosa setta chiamata il Priorato di Sion, che era a conoscenza del segreto tramandato a pochi eletti da generazioni. Nel romanzo si fa riferimento a enigmi e indizi sparsi in Europa, a Parigi, Londra e persino in una chiesa scozzese, la Cappella di Roslin. Una verità scomoda è appesa a un filo. Gesù era sposato con Maria Maddalena, che dopo la crocifissione portò la figlia nel sud della Francia. I discendenti di Cristo si sarebbero poi uniti in matrimonio con la famiglia reale francese, i Merovingi. L'autore sostiene che tracce della discendenza di Gesù sarebbero ancora oggi presenti in alcune famiglie europee. Nel suo libro, lei dichiara che Leonardo apparteneva a una società segreta e che era al corrente di una sconcertante verità: il matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena. E che Maddalena avesse avuto un figlio dando inizio alla sacra stirpe. Sì. Che tipo di ricerche l'hanno condotta a questa teoria? Gli innumerevoli testi che ho consultato prima della stesura del romanzo. Sono stati scritti molti libri sul priorato di Sion e la dinastia Merovingia. Analizzando attentamente le fonti utilizzate da Dan Brown per il suo romanzo, nessun documento storico testimonia alcuna discendenza legata a Gesù. Esistono, tuttavia, delle leggende che hanno ispirato alcuni passi del libro di Brown. Sembrerebbe che la Maddalena avesse davvero lasciato Gerusalemme dopo la morte di Cristo per raggiungere la Provenza, nel sud della Francia. Maria Maddalena corse un grosso pericolo, specialmente perché aveva un figlio. Dopo la morte di Cristo, doveva abbandonare la Palestina e nascondersi. Per questo lasciò Gerusalemme e si diresse verso un luogo sicuro. Le leggende raccontano che per sfuggire alla persecuzione, Maddalena raggiunse le coste francesi su una piccola barca, portando con sé il Santo Graal. Margaret Starbird è l'autrice di numerosi romanzi ispirati alle leggende legate a Maria Maddalena, che insieme alla sorella Marta e alle due cugine della Vergine approdò in questa città sconosciuta della Francia. La cittadina venne battezzata in loro onore Le Saint-Marie de la Mer. Erano tre cugine della Vergine Maria.
Avevano lasciato la Palestina a causa della persecuzione e con una piccola barca senza remi erano approdate su queste sponde dopo una terribile tempesta. Questa storia non viene citata nella Bibbia, ma l'autore del Codice Da Vinci la considera una fonte attendibile. Che cosa ha scoperto su Maria Maddalena nel sud della Francia? Ho scoperto molte cose interessanti sulla sua vita. Nel sud della Francia, tutti conoscono la storia di Maria Maddalena, che sbarcò sulle coste francesi insieme alla figlia Sara e che rimase lì per crescerla. A Le Saint-Marie de la Mer nessuno sembra conoscere questa versione dei fatti. Secondo le vere leggende, le Marie e Lazzaro giunsero in Francia insieme a una bambina dalla carnagione scura di nome Sara. Ma nessuno ha confermato che fosse la figlia di Maria Maddalena. Una tradizione orale racconta che Maddalena era una schiava egiziana, sbarcata in Francia insieme a un gruppo di persone. Secondo molti, si trattava di un adolescente, a cui oggi è stato dato il nome di Santa Sara e che viene venerata specialmente dagli zingari. Aveva 17 anni e la vedevo spesso cavalcare in questi luoghi per andare in aiuto dei bambini malati. Perfino gli zingari non credono che Sara fosse la figlia di Maddalena o di Gesù. Ah, sacrilegio, un vero sacrilegio. Non è possibile dire certe cose sulla figura di Gesù e insinuare che fosse sposato. Santa Sara era una serva egiziana. Non credo di aver mai sentito una storia simile. Ma di sicuro, se la gente sapesse qualcosa, non direbbe mai niente. Non è quello che si racconta qui in Francia o a Sainte-Marie. Forse lo dicono in America. Le fonti che confermano che Maria Maddalena avesse una figlia sono poche. Sono invece molte le storie che testimoniano il suo sbarco sulle coste francesi e conducono tutte in una regione chiamata Lingua d'Oca. La storia è imperniata sulla leggenda del Santo Graal, il mitico calice usato da Gesù nell'ultima cena, che raccolse il sangue di Cristo durante la crocifissione. Dopo la morte di Gesù, la coppa fu portata via dalla Terra Santa e nascosta da qualche parte in Europa. Secondo alcune teorie, il recipiente venne nascosto in Francia, ma non si trattava di una coppa. Le antiche leggende narrano che la Maddalena portò il Santo Graal con sé in Francia. Nel corso dei secoli si diffusero storie leggendarie di cavalieri armati che girarono tutta l'Europa alla ricerca del calice sacro che aveva contenuto il sangue di Cristo. Lei ha una teoria a riguardo? Penso che il calice, che un tempo raccolse il sangue di Cristo, fosse la Maddalena stessa, madre di suo figlio, sangue del suo sangue. Quindi il Santo Graal sarebbe Maria Maddalena? Esatto. Ma da dove nasce quest'idea? Molto di quello che è stato scritto sull'argomento trae spunto dai miei lavori. Le opere scritte da Henry Lincoln sono state la fonte principale de Il Codice Da Vinci. L'ipotesi che Maria Maddalena, moglie di Cristo, fosse approdata in Francia e che avesse portato con sé il Santo Graal è molto interessante. Il Santo Graal, quindi, sarebbe il suo utero che ha accolto la discendenza di Cristo. Lo crede davvero? Non ho detto questo. È solo un'ipotesi. Niente altro. Nel 1980, Henry Lincoln scrisse un libro in cui vennero raccolte tutte le leggende che circolavano in Francia su Maria Maddalena.
fu scoperto che Maddalena non solo era la moglie di Gesù, ma che i loro discendenti si erano uniti in matrimonio con i Merovingi, una dinastia francese che aveva regnato in Francia durante il Medioevo. La storia delle origini dei Merovingi è illuminante. Si narra che il primo re Merovingio fosse il frutto dell'unione tra una donna e una creatura marina, un pesce. Uno dei primi simboli con cui fu identificato Gesù era proprio un pesce. Vediamo se riesco a riassumere in poche parole il suo pensiero. La prima regina merovingia si unì con una creatura marina, la quale, secondo la sua teoria, simboleggia Gesù. Perciò la discendenza merovingia sarebbe legata a Cristo. Effettivamente, il primo simbolo di Gesù era un pesce. Ma si tratta comunque di un elemento marginale e non in grado di avvalorare la teoria di una discendenza merovingia di Cristo. Per quale motivo quella regina non può essere Maddalena? Secondo la nostra rigida ortodossia, Gesù non può essere sposato. Per quale motivo? Ciò va contro l'ortodossia, è un pericolo per la Chiesa, che ha sempre reagito con violenza alle minacce di eresia. Henry Lincoln ha esaminato alcuni documenti che furono ritrovati negli anni 60 nella Biblioteca Nazionale Francese, i dossier segreti. Vennero trovati dei chiari riferimenti a un'organizzazione chiamata il Priorato di Sion, che risaliva al periodo delle crociate, durante il Medioevo. Il priorato di Sion sarebbe stato creato per proteggere i discendenti della famiglia reale dei Merovingi. Esattamente. È proprio così. Tutto qui? Sì. Lincoln giunge alla conclusione che il priorato di Sion tragga le sue origini dalla sacra stirpe di Gesù. La misteriosa setta aveva costituito una milizia armata, i Cavalieri Templari, la cui missione era quella di proteggere il Santo Sepolcro. Molti indizi sulle loro imprese sono contenute nella letteratura medievale francese, soprattutto nelle famose leggende di Re Artù e del Santo Graal. In molti romanzi medievali, l'ordine militare e religioso dei Cavalieri Templari viene identificato con i protettori del Santo Graal. La loro missione principale era proteggere la discendenza reale del Santo Graal. Credo che i Cavalieri Templari siano i primi veri custodi del mistero del Graal. I Templari appaiono anche nel poema epico del Parsifal e vengono considerati i protettori della famiglia del Graal. Non si sa bene chi fosse questa famiglia, ma sappiamo che è esistita. Tra poco andremo alla ricerca di nuovi indizi sui Cavalieri Templari e il loro arcano segreto. Credo che il ruolo di Maddalena sia stato determinante nel corso della storia. Il calice era soltanto una metafora per indicare la dea perduta. I Templari sapevano che una rivelazione simile avrebbe potuto mettere in serie difficoltà il Vaticano, disposto a tutto pur di difendere la propria versione dei fatti. Quando i Cavalieri affermavano di cercare un calice, in realtà parlavano in codice per proteggersi dalla Chiesa. Dan Brown è l'autore del bestseller Il Codice da Vinci e ha tratto spunto da un altro romanzo basato su teorie vere e pubblicato nel 1982, Il mistero del Santo Graal. Il libro ha scatenato un acceso dibattito a causa di scottanti dichiarazioni su un presunto matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, da cui sarebbe nata anche una figlia. Lo straordinario segreto è stato mantenuto e tramandato da una misteriosa setta,
a capo della milizia armata dei Cavalieri Templari. Secondo le testimonianze contenute in alcuni documenti, la prima apparizione dei Templari risale al periodo delle Crociate. Ecco alcuni sarcofagi dei Cavalieri. I Templari discendevano da nobili caste francesi, legate da vincoli di parentela. I Cavalieri Templari si definivano monaci guerrieri, una combinazione insolita, monaci e allo stesso tempo guerrieri. Erano noti a tutti perché combattevano contro i musulmani infedeli, difendendo a spada tratta la Terra Santa. Credevano che, se fossero diventati dei martiri uccisi in battaglia, Dio li avrebbe perdonati. Nei primi anni del XII secolo, i Cavalieri Templari giungono a Gerusalemme. Inizialmente sono soltanto in 9, ma nell'arco di pochi anni diventano il contingente crociato più temuto dai musulmani. Persino il pontefice riconosce pubblicamente l'autonomia dell'ordine. I Cavalieri si stabiliscono vicino ai resti di un antico tempio ebraico, situato nel quartiere cristiano, dove aveva vissuto anche Gesù. Ben presto circolano delle voci che attribuiscono ai Templari il ritrovamento di misteriosi reperti, rinvenuti nei pressi del Tempio di Salomone. Nasce così il sospetto che i Templari abbiano trovato un cospicuo tesoro. Si crede che siano stati ritrovati documenti sulla vita di Cristo che poi andarono a finire nelle mani della Chiesa. Nei secoli i Templari diventano sempre più potenti. Ma 200 anni dopo la loro nascita, il re Filippo di Francia li fa perseguitare, accusandoli di eresia. Dopo atroci torture, il tribunale dell'Inquisizione li condanna a rogo. Esistono prove concrete che confermino il ritrovamento di importanti documenti dove è scritto che Gesù e Maria Maddalena erano marito e moglie? No, ma c'è una successione logica dei fatti. All'inizio i Templari erano molto potenti e rispettati, persino dal Papa. Poi improvvisamente la Chiesa decise di perseguitarli. L'unica spiegazione logica che riesco a darmi è che la Chiesa volesse entrare in possesso dei documenti ritrovati dai Cavalieri. Molti altri appassionati dei Templari considerano ridicola questa teoria. Umberto Eco ha scritto numerosi libri, tra cui Il nome della rosa. Nella sua casa, Eco ha un'intera biblioteca dedicata alle teorie sbagliate. Esiste una teoria valida che confermi il fatto che a Gerusalemme i Cavalieri Templari abbiano trovato dei documenti importanti? Soldi, soldi, soldi. Soltanto soldi? Soldi. Niente a che fare con documenti da usare contro la Chiesa? Gli unici documenti che abbiamo sono pagine di storia su un tesoro. I Templari erano anche dei banchieri, grazie alle ricchezze accumulate. A quanto pare, l'accusa di eresia nei confronti dei Templari fu soltanto un pretesto per nascondere l'ostilità di un re invidioso della loro ricchezza. Non c'è da stupirsi che il prezioso tesoro dei Templari abbia potuto suscitare le invidie di un sovrano come il re Filippo di Francia. Nel XIV secolo, Filippo il Bello aveva già perseguitato gli ebrei per motivi di denaro. Forse nel 1307 fece lo stesso con i Templari. Filippo IV il Bello aveva ottime ragioni per volersi liberare dei Templari ed impossessarsi del loro tesoro. Sembra infatti che il re avesse contratto molti debiti. Le accuse contro i Templari nel 1307 sono state un caso del tutto eccezionale. Avrebbe potuto benissimo trattarsi di accuse pretestuose per camuffare altre intenzioni. I Templari erano molto devoti alla dottrina religiosa. Non c'era assolutamente niente di eretico nel loro atteggiamento. Quelle accuse erano del tutto infondate. Anche il popolo francese rimase stupito dal fatto che il loro sovrano e la Chiesa li stessero accusando di eresia. Ma nessuno credeva che il loro re potesse mentire fino al punto di farli condannare.
Dei templari e del prezioso tesoro scompare ogni traccia. Ma in molti credono che i cavalieri siano riusciti a mettere al sicuro le loro ricchezze prima di essere banditi pubblicamente dalla Chiesa. Notizie più certe confermano che l'ultima volta che i templari provarono a difendersi dai persecutori si trovavano nella regione Lingua d'Oca, a nord della Spagna. Molte leggende sostengono che qualcosa di veramente prezioso sia nascosto in quella regione. Margaret Starbird crede che il tesoro abbia a che fare con Maria Maddalena. Nel sud della Francia, Maddalena è considerata la santa protettrice delle vigne e molte chiese sono dedicate a lei. Ci sono tracce di Maria Maddalena ovunque. Una prova a sostegno della sua teoria proviene da una collezione di filigrane contenenti simboli stampati e usati nel Medioevo. Il leone di Giuda. È proprio il leone della tribù di Giuda. Ha una coda davvero particolare. È l'emblema della stirpe merovingia. Margaret Starbird sostiene che la coda del leone sia il simbolo della dinastia reale merovingia. Lei che importanza dà a questo simbolo? Una filigrana simile risale al XV secolo. Il leone di Giuda è uno dei simboli che identifica Gesù e viene citato anche nel libro dell'Apocalisse. Questo leone ha una corona e la sua coda simboleggia una stirpe reale, che è proprio quella merovingia. Il simbolo fu considerato eretico. E perché eretico? La Chiesa non riconosceva una discendenza reale riconducibile a Cristo. Nei primi anni del Medioevo, molte sette della Francia meridionale vengono accusate di eresia. L'ordine dei Templari è tra i gruppi ritenuti eterodossi e rimane vittima delle sanguinarie persecuzioni della Chiesa romana. Si crede che i Templari siano stati dichiarati eretici perché tramandavano un pericoloso segreto. A sud della Francia si trovano le rovine del castello di Montségur, dimora di un'altra famosa setta eterodossa, i Catari. Il loro nome deriva dal greco e significa puri. La dottrina dei Catari si era sviluppata come reazione alla dilagante corruzione dell'istituzione cristiana. La repressione dei Catari fu una delle più spietate. La Chiesa ha cancellato ogni traccia e oggi sui Catari aleggia il mistero. Avrà sentito sicuramente parlare del massacro nel castello di Montségur. Nel 1244 furono bruciati vivi più di 200 catari. Il XIII secolo fu un'epoca sanguinaria per il sud della Francia. Montségur viene ricordato come l'ultimo baluardo della resistenza dei catari. Margaret Starbird sostiene che la vera ragione della persecuzione fu la loro devozione al culto segreto di Maddalena e del femminino sacro. Molti storici non sono d'accordo. Io non sono d'accordo con questa teoria. I catari pensavano che le donne fossero demoni in grado di generare altri demoni. Secondo le testimonianze storiche, credevano nell'esistenza di due principi contrapposti: il bene e il male, personificati rispettivamente dal Dio santo e giusto e dal Dio nemico, ovvero Satana. Il mondo materiale era opera di Satana, che aveva intrappolato alcuni angeli di Dio nei corpi umani, impedendo loro di ritornare dal Dio giusto. Nella dottrina dei Catari, le donne erano identificate con il male, proprio perché potevano riprodursi e perpetrare la vita di quei demoni. Il segreto custodito dalla setta è rimasto con loro, sepolto nel castello. Dalle numerose interviste agli scrittori che hanno ispirato il romanzo de Il Codice da Vinci, sono venute alla luce teorie sviluppatesi da informazioni frammentarie su ciò che accadde realmente nel Medioevo. Si è sentito parlare dell'Ordine dei Templari e della setta dei Catari, apparentemente legati dal comune interesse a mantenere un arcano segreto, il Sacro Graal, una dottrina segreta tramandata nei secoli che ha scatenato le ire della Chiesa. L'Inquisizione doveva mettere a tacere quelle dicerie. Ma la Starbird è soltanto una delle poche a sostenere questa teoria.
Ogni mistero ha dei vuoti da riempire, dei tasselli mancanti che suscitano curiosità e interrogativi di ogni genere. La diffusione delle leggende si basa proprio su questo principio. Si tratta di storie tramandate di generazione in generazione che, ogni volta che si raccontano, vengono arricchite di elementi nuovi e spesso fantastici. Con simili presupposti, la realtà e la finzione diventano un tutt'uno, quindi è complicato risalire alla verità che ha generato il racconto. Dal 1800 il sud della Francia si è spesso trovato al centro dell'attenzione pubblica a causa di una serie di eventi strani e avvolti dal mistero. Un prete povero, padre Béranger Saunier, diventa il curato del villaggio di Rennes-de-Château in una parrocchia dedicata a Maddalena. La storia narra che, mentre padre Saunier sta cercando di riparare l'altare, trova un tesoro. Così, come gli antichi templari e catari, anche lui diventa ricco e potente. Il curato ricostruisce la chiesa, decorandola con statue molto strane. La sua chiesa suscita interesse. Al villaggio giungono molti personaggi noti, come la cantante d'opera Emma Kalb e Claude Debussy, un compositore francese. Arrivarono personaggi famosi da ogni parte d'Europa, soltanto per far visita alla sua chiesa. Claude Debussy, il noto compositore, non fu l'unico tra i più famosi. Venne anche l'arciduca di Asburgo. Il prete sembrava essere entrato a far parte di un giro di persone molto influenti. Padre Saunier decide di ingrandire la sua casa e assume una cameriera. Marie Dernoux. Era davvero una brava donna. Si trasferì a casa del curato quando aveva solo 18 anni. Se ne occupò per il resto della sua vita. Gli restò vicino. Quando un vescovo locale prova a trasferire padre Saunier in un'altra parrocchia, le autorità vaticane intervengono misteriosamente per proteggerlo. Io lo conoscevo, ma non ricordo niente di lui. Che lei sappia, padre Saunier ha mai detto da dove provenisse tutto quel denaro? No, assolutamente niente. Non era così stupido da dirlo a noi. Un'antica leggenda locale narra che la ricchezza di Saunier sia il prezioso tesoro riportato in Francia durante le crociate e custodito dai cavalieri templari. Un tesoro che racchiude l'arcano segreto di Maria Maddalena e della Sacra Stirpe. Un'altra leggenda narra che tutti gli averi di Saunier furono ereditati dalla perpetua Marie Dernoux. Qualche anno dopo la sua morte, il governo francese chiese di vedere i registri degli averi del curato, ma la donna fece sparire ogni traccia di quella fortuna. Tutti affermano di non sapere niente su questa storia, ma perché quei documenti sono spariti all'improvviso? Si trattava di pergamene scritte in latino antico e sicuramente contenevano informazioni molto importanti. Crede che quelle pergamene avessero a che fare con Maria Maddalena? Se vuole il mio parere personale, credo proprio che quei documenti contenessero informazioni sulla dea perduta, Maria Maddalena. È solo una supposizione, ma io credo che abbia un fondo di verità. Lo scrittore Dan Brown è convinto che la leggenda sulla discendenza reale sia occultata da secoli. Cosa pensa delle pergamene che Saunier avrebbe ritrovato sotto l'altare? Sono false. Qual è la sua teoria? Non posso formulare nessuna teoria. Servirebbero fatti concreti e non li abbiamo. Sono solo ipotesi? Sì. Non c'è niente di vero? Esatto. Molte persone leggono le mie storie pensando che si basino su fatti storici.
ma non sono lettori attenti. Quando scrivo le mie storie, uso sempre la forma del condizionale. Oppure introduco la frase sottolineando che si tratta di cose riportate da altre persone. Ma se la leggenda sulla discendenza reale di Cristo non è soltanto una diceria, chi sono oggi gli eredi di Gesù? Siamo andati nel sud della Francia per cercare di capire quanta verità ci sia alla base del romanzo Il Codice da Vinci. Abbiamo ascoltato le teorie sulla sacra stirpe, perpetuatasi segretamente per 400 anni, e confluita poi nella dinastia Merovingia, una nobile stirpe che si è sparsa in tutta Europa. Siamo venuti a conoscenza dell'esistenza della misteriosa setta del priorato di Sion e dell'ordine dei Cavalieri Templari. Tra i numerosi adepti appaiono nomi di intellettuali e personaggi molto noti. Ma il priorato di Sion esiste ancora? Dalle interviste a molti storici e scrittori è emersa la convinzione che il priorato sia un'organizzazione recente. Non ci sono prove per fare un'affermazione del genere. Il priorato è sempre stato considerato un colossale imbroglio. Questo perché non si è mai ammesso che la loro organizzazione esistesse da secoli. L'idea che il priorato sia un'organizzazione secolare è da attribuire ad alcuni documenti antichi conservati oggi nella Biblioteca di Francia, i dossier segreti. Sono stati rinvenuti soltanto nel 1966 e contengono informazioni sulla genealogia di nobili caste francesi. Nei documenti appare il nome della misteriosa setta del priorato di Sion e una lunga lista di illustri maestri, tra cui Leonardo da Vinci. Su Leonardo da Vinci sono state fatte ipotesi di ogni genere. Il sorriso enigmatico di Mona Lisa è stato al centro di forti discussioni per secoli. E collegare Leonardo al priorato di Sion non è che un'altra congettura. Le uniche testimonianze attendibili sul priorato risalgono a 3 secoli dopo la morte di Leonardo da Vinci. Il priorato non esisteva ai tempi di Leonardo? Secondo me no. Molti esperti sostengono che il priorato di Sion e il mistero di una sacra discendenza siano una pura invenzione letteraria. Avrà sicuramente sentito parlare del libro di Dan Brown e della sua teoria su Leonardo da Vinci. Sì. Nel romanzo viene indicato come un grande maestro dei Templari, custode di un arcano segreto. Il matrimonio tra Gesù e Maddalena. Molti pensano che abbia lasciato indizi in molti dei suoi quadri. È difficile esprimere un giudizio sulle intenzioni di Leonardo. Non si può dire con assoluta certezza se fosse a conoscenza del priorato o della sua missione di salvaguardare la sacra discendenza reale. Non esistono testimonianze attendibili né prove concrete a favore di una simile teoria. Dubito che Leonardo abbia voluto trasmettere dei messaggi sotto forma di codice. Ho trascorso molto tempo nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Ho potuto vedere con i miei occhi i dossier segreti e la lista degli illustri maestri dell'ordine. La cosa che ho notato immediatamente è stato il fatto che i nomi di quella lista includevano figure fra le più autorevoli e famose dell'epoca. Il priorato era composto da membri devoti, fermamente convinti che vi fosse una grande verità nascosta da tutelare. Un arcano segreto che avrebbe potuto screditare le versioni ufficiali, riconosciute e professate dalla Chiesa. Ma se questa teoria fosse vera, anche l'ipotesi di una sacra stirpe diventerebbe plausibile. Chi apparteneva dunque alla famiglia del Graal? Nel Codice da Vinci l'autore parla di una presunta dinastia, citata anche nei dossier segreti, la famiglia dei Saint Clair.
Dopo molte ricerche è stato possibile rintracciare a Londra due nobili scozzesi che sembrano appartenere alla famiglia dei Sinclair. Come si è sentito quando il nome della sua famiglia è stato pubblicamente associato alla discendenza di Cristo? A dire il vero, non ho avuto reazioni particolari. Se lo aspettava? No, ma non mi sembrava neanche il caso di rilasciare autografi, se è questo che intende. Nel 1450 William Sinclair costruì la cappella di Roslin in Scozia. La cappella compare nel libro di Dan Brown e viene indicata come il luogo dove è custodito il segreto di Maria Maddalena e il femminino sacro. Non esistono prove tangibili in grado di dire se questa cappella sia il luogo sacro dove è racchiuso il mistero del Santo Graal. Ma tra quelle mura aleggia una strana atmosfera. Si ha la sensazione che ci sia qualcosa di veramente misterioso nascosto là dentro. Nella cappella di Roslin si trovano molti riferimenti al Santo Graal e al leggendario mito di Re Artù. La cappella contiene molte incisioni tipiche del Medioevo. Il soffitto è pieno di riproduzioni di stelle a cinque punte e gigli. Sono immagini che richiamano l'antica tradizione cristiana. Ci sono anche molte raffigurazioni medievali, come quella di Parsifal e della pietra preziosa su cui discende la colomba bianca. Andrew Sinclair rivela che prendersi cura del Graal è un'antica tradizione di famiglia. I Sinclair hanno custodito questo tesoro per secoli. Erano i cavalieri del Graal. Ma a quanto pare esistono versioni contrastanti. Lei pensa che nella sua famiglia scorra sangue reale? Sì, ma è trascorso tanto tempo ormai. Niven Sinclair crede nella possibilità di un vincolo matrimoniale tra Maria Maddalena e Gesù. Nell'antica cappella dei suoi antenati ci sono molti indizi in grado di confermare una simile teoria. Ci sono simboli di Maria Maddalena racchiusi nella cappella? Sì. E quali sono? Sul soffitto è raffigurata una stella a cinque punte, simbolicamente legata al pianeta Venere, emblema della sacra femminilità. E la stella a cinque punte si identifica con Maria Maddalena o è solo un simbolo? La stella a cinque punte è soltanto un'allusione. Non ci sono immagini di donna? No, non ce ne sono. I cugini Sinclair ammettono la presenza di indizi riconducibili a Maria Maddalena, ma Andrew Sinclair è scettico su un presunto legame tra questi simboli e la discendenza della propria famiglia dalla sacra stirpe. Non ci sono prove della discendenza di Gesù e di Maria Maddalena. Nel tentativo di chiarire l'antica e misteriosa leggenda di Maria Maddalena, è stato tracciato un percorso che ha portato alla luce prove affascinanti, ma del tutto circostanziali. La Chiesa del Vangelo quadrangolare insegna che la Bibbia è la parola di Dio. Tuttavia, la storia di Gesù contiene molti lati oscuri. Anche testimonianze rivelano l'esistenza di Vangeli alternativi che all'epoca la Chiesa fece distruggere. Ma 50 anni fa, in Egitto, fu rinvenuta la copia di un Vangelo sfuggita all'attenzione della Chiesa. I testi gnostici di Nag Hammadi rivelano una versione completamente diversa della storia di Gesù e Maria Maddalena. Per secoli la Chiesa è andata alla ricerca di quelle copie per distruggerle e farne sparire ogni traccia. Gli storici sostengono che nel IV secolo una copia di quel Vangelo sia stata occultata da un monaco egiziano
nonostante l'ordine del vescovo di Alessandria di distruggerle tutte. Viene spontaneo chiedersi se l'intento della Chiesa di distruggere tutte le copie fosse legato al fatto che contenessero informazioni scottanti. I testi occultati sono i Vangeli di Tommaso, Filippo e Verità. Un frammento, rinvenuto in un altro luogo, è il Vangelo di Maria di Magdala. Questi Vangeli sono i cosiddetti Vangeli gnostici. Il termine gnostico è legato alla conoscenza e gli autori conoscevano molto bene Gesù. Ma in questi Vangeli ci sono davvero le prove di un'unione tra Gesù e Maria Maddalena? Alcune frasi del Vangelo confermano l'esistenza di un rapporto molto intimo fra Maria Maddalena e Gesù. Ma le pergamene non sono del tutto leggibili. In un racconto del Vangelo di Filippo, i discepoli sembrano essere gelosi del fatto che Gesù baciasse Maria Maddalena. Quello che non sappiamo è che tipo di bacio fosse. L'unica cosa certa era la gelosia dei discepoli. Il fatto che Gesù amasse Maddalena in una forma non del tutto spirituale poteva essere una possibile implicazione. Nel Vangelo di Tommaso, Maria Maddalena è identificata come la compagna di Cristo. La parola koinonos in greco significa compagna o moglie. Esistono elementi chiaramente allusivi, ma non costituiscono prove certe. I quattro Vangeli ufficiali vengono scritti alcuni decenni dopo la morte di Cristo, mentre il periodo a cui risalgono i Vangeli gnostici è incerto. Testimonianze attendibili ne confermano la prima apparizione nel II secolo, mentre la Chiesa li avrebbe banditi nel IV secolo. In molti sostengono che i Vangeli siano stati a lungo ignorati, ma Elaine Pagels non è d'accordo. Dopo un'attenta analisi storica delle pergamene, si è stabilito che risalgono a un periodo anteriore. Elaine Pagels sostiene che quei Vangeli rivelino la vera storia di Maria Maddalena. Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che Gesù e Maria Maddalena erano legati da un rapporto molto speciale e non puramente sessuale. Crede che le allusioni a un bacio sulla bocca siano simboliche. Ciò che appare significativo è il ruolo attribuito a Maddalena nella cerchia di Gesù. Nel Vangelo di Maddalena c'è un episodio in cui Pietro, Andrea e Maria, i seguaci più fedeli di Gesù, si ritrovano a parlare insieme dopo la crocifissione. Pietro chiede a Maria se sapeva cose che Gesù aveva confidato solo a lei, nascondendole ai suoi prediletti discepoli. Maria rispose a Pietro che era vero. Gesù le aveva rivelato la verità assoluta. Maria raccontò di aver parlato con Dio e di averlo visto con i suoi occhi. Il racconto di Maria Maddalena suscita le gelosie dei discepoli. Andrea crede che Maria abbia raccontato il falso. Pietro si alzò in piedi dicendo che Gesù non poteva amare una donna più di quanto amasse i suoi discepoli. Maddalena si rivolse a Pietro e piangendo gli disse che non era nelle sue intenzioni privare nessuno dell'amore di Gesù. Ma gli studiosi pensano che i Vangeli gnostici siano stati scritti un secolo dopo Gesù. Li ritengono inaffidabili e poco attendibili. Nel Vangelo di Tommaso, per esempio, Gesù viene dipinto come uno sciovinista, mentre la Bibbia lo descrive come un uomo dalla mentalità molto aperta riguardo le donne. C'è un aneddoto che racconta di come i discepoli portarono Maddalena davanti a Gesù, dicendo che Maria Maddalena era una donna e che, per questo, non poteva ereditare il regno di Dio. Gesù rispose che l'avrebbe trasformata in un uomo, rendendola così in grado di prendere il suo posto. Ma questa non è una cosa che Gesù avrebbe mai detto. Quel documento è falso. Sono testi apocrifi, frutto di fervide immaginazioni. Alcuni riportano degli aneddoti riguardanti l'infanzia di Gesù. Raccontano di come Gesù amasse stupire i suoi compagni raccogliendo pezzi d'argilla per poi trasformarla in uccelli, o di come si rivalesse su di loro usando i suoi poteri divini in alcune situazioni.
Raccontano davvero storie del genere? È proprio questo il nocciolo della questione. Testi simili mostrano come all'interno di uno stesso filone letterario trovassero posto anche racconti del tutto inverosimili su Gesù, che si divertiva a spaventare i compagni usando i suoi poteri. Questi Vangeli sono da considerarsi come la punta di un iceberg. Il discorso è molto più complesso, ma nessuno può affermare con certezza che quanto vi è narrato sia vero. Si tratta di racconti orali, incompleti e quindi inaffidabili. Sono i pezzi di un puzzle che si sta cercando di completare e che sta dando un'idea sempre più chiara su chi fosse Maria Maddalena. E poco alla volta ci stiamo avvicinando alla verità. Nel Codice da Vinci, Maria Maddalena viene descritta come una figura più importante dello stesso Gesù e come sua consorte. L'autore afferma di aver trovato delle prove in tal senso all'interno di alcuni documenti, rinvenuti in Egitto nel 1940. I Vangeli gnostici. Nel corso delle mie ricerche ho scoperto che molti storici erano convinti dell'esistenza di altri testi. Si riferivano a Vangeli che narravano storie alternative su Gesù e sul suo rapporto con Maria Maddalena. Quanto narrato nella Bibbia è un racconto del tutto parziale. Molti studiosi credono che la verità vada ricercata nei Vangeli gnostici, ritenuti soli in grado di far luce su questo mistero. L'idea che la Chiesa primitiva abbia fatto sparire i Vangeli sembra essere plausibile. Illustri studiosi concordano nel dire che nei primi anni della cristianità ci fossero molti gruppi di cristiani animati da ideali e punti di vista molto diversi tra loro. Sappiamo che all'interno delle prime comunità cristiane non circolavano solo i quattro Vangeli universalmente noti. Molti testi affermano che la Chiesa primitiva ha fatto sparire i Vangeli scritti dai cristiani che non aderivano alle dottrine ortodosse. Nei 350 anni successivi alla morte di Gesù, diventare un cristiano senza seguire le dottrine di fede approvate dalla Chiesa, dall'imperatore e dai vescovi, veniva considerato un crimine. Nei primi anni della cristianità, politica e religione erano strettamente legate e chi occupava posizioni di potere faceva ciò che riteneva necessario per fare la volontà di Dio. Testi come il Vangelo di Maria di Magdala, il Vangelo di Tommaso o il Vangelo di Filippo e molti altri vennero tutti bruciati. Nessuno studioso ha mai confermato l'idea che la Chiesa si sia sbarazzata dei Vangeli gnostici perché svelano il matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena. La verità è più complessa e si spinge ben oltre le dottrine teologiche. Quei testi sono stati soppressi dai capi della Chiesa perché ritenevano che contenessero verità scottanti che avrebbero potuto dividere le congregazioni e fuorviare la comunità di fedeli. I Vangeli gnostici sono andati perduti durante il periodo delle persecuzioni. La scoperta dei testi rinvenuti in Egitto dimostra quanto la prima cristianità fosse diversa da come ci è sempre stata descritta. Sebbene gli esperti non condividano l'idea che i Vangeli gnostici rivelino una presunta unione tra Gesù e Maria Maddalena, concordano nel riconoscere che Maria ricoprisse un ruolo importante in ognuno di questi testi. Nel Vangelo di Maria, la figura di Maria Maddalena è molto importante, molto più che nei Vangeli del Nuovo Testamento. La teoria che ipotizza una relazione speciale tra lei e Gesù è molto antica e il rinvenimento dei Vangeli gnostici sembra darne piena conferma. Al loro interno Maria Maddalena viene definita la donna adorata da Gesù e la sua discepola prediletta.
Oltre ai testi gnostici, esistono altre prove che mostrano, ad un secolo dalla morte di Gesù, come Maria Maddalena fosse trattata con grande rispetto da molti capi della Chiesa primitiva. Non c'è bisogno di leggere i Vangeli gnostici per trovare conferme di quanto Maria Maddalena fosse popolare e amata. Alcuni padri della cristianità la definirono l'apostolo tra gli apostoli, altri il pilastro della fede. Ribadisco ancora una volta la mia posizione. L'importanza di Maria Maddalena emerge in tutta la sua chiarezza anche nel Nuovo Testamento. È fuori discussione. Basti pensare che compare ben 3 volte nell'episodio della resurrezione. Solo questo dimostra quanto fosse importante, essendo stata descritta come la testimone principale della resurrezione di Gesù. Molti studiosi affermano che l'importanza di Maria Maddalena sia andata diminuendo col tempo e che la Chiesa abbia sostituito la sua figura con quella della madre di Gesù, Maria. Ma qual è il vero motivo? Per alcuni, Maria Maddalena fu la vittima di una lotta contro il potere che le donne stavano acquisendo all'interno della Chiesa. Molti vescovi dell'antichità hanno affermato che Maria Maddalena cercasse in tutti i modi di far emergere le donne. Uno storico illustre, Tertullio, parlava di donne eretiche e senza vergogna che officiavano il battesimo. Pretendevano di insegnare e svolgere ruoli che, fino a quel momento, erano stati ad esclusivo appannaggio degli uomini. È difficile stabilirlo con certezza, ma nei testi risalenti al II secolo emerge chiaramente che Maria Maddalena era una privilegiata. È presumibile che gli uomini vedessero lei e le donne in generale come una minaccia, soprattutto per il fascino che hanno sempre esercitato. C'era chi le vedeva come seduttrici e chi come sublime strumento di beatitudine. Alcuni si fidavano di loro e altri le tenevano a debita distanza. Intorno al 200 d.C. si verifica una completa emarginazione delle donne da tutte quelle posizioni di rilievo che gli avrebbero potuto dare visibilità o potere. Il tentativo di emarginare le donne può forse spiegare il perché l'importanza di Maria Maddalena è andata diminuendo. Credo che sia del tutto plausibile pensare che sia stata accusata di essere una prostituta per screditarla davanti agli occhi della comunità e mettere in discussione la sua speciale posizione. Non si può risalire ai moventi che hanno causato il discredito di Maria Maddalena. Si possono solo analizzare i fatti, e i fatti mostrano una chiara perdita di potere delle donne nella Chiesa. Riprenderemo il discorso tra poco. I testi di storia sono sempre stati scritti dai popoli vincitori, dalle società conquistatrici. L'iconografia cristiana ha sempre ritratto Gesù nello stesso identico modo, come un giovane uomo dai capelli e dalla barba lunghi, con indosso una veste bianca e circondato da 12 uomini. È così che siamo abituati a vederlo. Pensi a quanto sarebbe scioccante immaginare Gesù con una moglie circondato dai suoi figli. Cambierebbe tutto. La Chiesa dovrebbe riscrivere la storia e toccare questioni delicate come il sesso. La sessualità è un argomento che ha sempre messo a disagio la Chiesa. Non sto scartando nessuna possibilità, ma credo, in tutta onestà, che se Gesù e Maria Maddalena fossero stati davvero sposati e avessero avuto un figlio, è lecito supporre che sarebbero emerse delle prove al riguardo. L'iconografia cristiana lo avrebbe senza dubbio rivelato.
Il codice da Vinci ha tenuto col fiato sospeso milioni di persone in tutto il mondo. La sua trama avvincente, l'ipotesi di un matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, l'affermazione dell'esistenza di una società segreta che avrebbe mantenuto questo scioccante segreto e il cui membro più illustre fu Leonardo da Vinci, conquista ancora moltissimi lettori e ci riconduce nuovamente al Louvre. Sembra che sia scoppiata un'epidemia. La gente viene a Parigi per visitare il Louvre e i luoghi della città citati nel romanzo. Durante i convegni letterari a cui prende parte, Dan Brown affronta delicate questioni religiose. Uno degli effetti provocati dalla pubblicazione è un generale senso di confusione, non solo dal punto di vista religioso, ma anche sociale. Si tratta di qualcosa che riguarda soprattutto le donne, che si mostrano sempre più desiderose di saperne di più sul femminino sacro e sul ruolo che avevano le donne in passato. L'aver descritto Maria Maddalena come l'apostolo prediletto e come la moglie di Gesù ha provocato reazioni contrastanti attorno al romanzo di Dan Brown. Al mondo esistono forze ben più pericolose di un'ipotetica teoria e in grado di minare seriamente la fede. Da sempre l'uomo avanza ipotesi alternative sulla figura di Cristo, ma il vero nemico della fede è l'apatia e la perdita di interesse. È lecito avere opinioni diverse, ma è fondamentale mantenere vivo il dibattito religioso. Siamo partiti con l'intento di analizzare le verità del Codice da Vinci, secondo cui Gesù risultava sposato con una donna considerata da sempre una prostituta. Non è stata rinvenuta traccia né di un'ipotetica consorte né di una presunta discendenza. Anche il Santo Graal rimane ancora un mistero. Ma la ricerca non è stata vana. Ci ha permesso di conoscere più a fondo le vite di due grandi figure storiche. Gesù e Maria Maddalena potevano anche non essere sposati, ma la loro è sicuramente una storia d'amore che li ha visti legati l'uno all'altra. Perché ha trattato questo argomento nel romanzo? Il mistero della spiritualità ortodossa, il mito del Santo Graal e in generale le origini della religione sono quesiti mistici che accompagnano l'uomo ormai da secoli. Si possono avere opinioni dissonanti a riguardo, ma oggi abbiamo il privilegio di dibattere su argomenti che per secoli sono stati considerati tabù. A distanza di 2000 anni, è fondamentale capire che una figura carismatica come Gesù, che con il suo operato divino è stato in grado di abbattere le barriere culturali tra i popoli, aveva deciso di legare la sua vita a quella di una donna altrettanto forte e determinata. Tra i suoi discepoli più intimi c'era spazio anche per le donne e Maria Maddalena aveva tutti i requisiti per essere un vero apostolo di Cristo. Per Gesù, Maria Maddalena era un'amica e una compagna fidata, pronta a diffondere il suo Vangelo nel mondo. Spesso la religione ci appare come un qualcosa di prestabilito e da abbracciare o rifiutare drasticamente, ma la vera forza della tradizione cristiana sta nel suo essere aperta a varie possibilità. In quanto credenti è nostra responsabilità accettare il mistero della fede.